Chi vale di più? Il pilota o la macchina? Secondo me è abbastanza semplice. Lei sorriderà, tutti sorrideranno, però io sono convinto di questo. Il pilota vale di più, per un motivo molto semplice. Perché se la macchina vale, è stato il pilota che l'ha fatta valere. Cioè noi ingegneri progettiamo una macchina, ma chi è che ci dice quali sono i punti sbagliati, i punti da migliorare? Il pilota. Ci vuole un pilota che sappia andare al limite di quello che noi abbiamo fatto e ci dica con parole chiave, senza distrarsi e senza pensare ad altre cose, quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Non tutti in una volta, nell'arco di mesi di lavoro, eccetera. Quindi per me è il pilota. Quando voi vedete un grande pilota che vince molto, è anche perché ha saputo far crescere la macchina nel modo dovuto. Io per esempio le dico una cosa, che magari mi tiro anche addosso un mare di antipatia. Schumacher ha vinto un numero di corse per cui difficilmente ci sarà un altro pilota che saprà superarlo in termini di numeri. Però Schumacher ha corso contro quasi nessuno. Se voi guardate, l'unico pilota che l'ha battuto è stato Häkkinen. Häkkinen non è certo un Senna, un Piquet o un Schumacher. Cioè, voglio dire, lui ha corso e ha saputo incamerare tutte quelle vittorie. È bravissimo. Ma per esempio io, se devo giudicare Schumacher, più che da un punto di vista pilota, perché probabilmente Senna avrebbe vinto come lui, Piquet avrebbe vinto come lui, dico io, questo è il mio modo di vedere. Ma Schumacher aveva una cosa eccezionale. Era un professionista super. Era lui che praticamente era riuscito a instigare il modo di lavorare che la scuderia Ferrari aveva fatto suo. Era lui che, stando coi meccanici, con metodo, con pazienza, aveva saputo creare un'atmosfera di tipo tecnico che altri non avevano saputo creare. E io l'ho sempre ammirato soprattutto per questo, che sono sicuro che anche un pilota con meno, magari, qualità, però con la sua stessa professionalità, avrebbe potuto vincere molto. Per me la sensibilità che il pilota ha quando porta la macchina al limite. Tu devi pensare che portare la macchina al limite non è facile, soprattutto anche perché se la porti al limite e vai un pochino più in là, se non esci di strada ci manca poco. Però in quel momento lui deve avere la sensibilità e la capacità di concentrarsi su quelle che sono le risposte della macchina e dirti i difetti, cioè nel senso, faccio un esempio, la macchina è partita col posteriore, però a metà della sbandata, indipendentemente da quello che stavo facendo io, ha cambiato completamente il modo di comportarsi. E questo è molto importante, vuol dire che la macchina ha delle problematiche per cui è lei che decide cosa fare, tanto per semplificare il discorso. In quel momento però essere capaci di separare le cose e di dirti: non stavo frenando, il volante lo tenevo così, però ho sentito che la gomma posteriore sinistra è la prima che è partita perché ha incominciato a girare. Uno che sta girando al limite di quella curva e le dice queste cose è un fenomeno. Dei fenomeni ce ne sono pochi, soprattutto oggi, perché oggi ci sono molte strumentazioni che ti permettono di analizzare la macchina in un certo qual modo lo stesso. Però quello che è capace di dirti un pilota, per me non lo potrà mai dire una macchina. E le devo dire che il pilota che ho ammirato di più, ho apprezzato di più, è stato sicuramente Niki Lauda. Perché lei deve pensare che è un pilota che, senza dare nulla a quello che era il pubblico, se tu gli davi una macchina competitiva, se c'era la possibilità di vincere il Gran Premio, lui lo vinceva. E questo per uno che dirige una squadra è fondamentale, era un uomo di squadra. Poi abbiamo avuto dei piloti altrettanto bravi, umanamente piacevoli, forse anche di più. Jody Scheckter è stato uno di questi, che è diventato anche lui campione del mondo. Per non parlare poi di quanto ci ha dato
di pubblico Gilles Villeneuve, che non sarebbe mai diventato un campione del mondo, perché lui esisteva solo la corsa, però dava tutto al pubblico. Quindi noi avevamo una simpatia da parte del pubblico, anche non meritata. Cioè, Gilles arrivava senza macchina di dietro, si fermava e diceva: la potete riparare? Non c'era mezza macchina, mancava. Ma per lui esisteva la corsa, era una forza della natura. Purtroppo è morto in un modo così stupido che non ha senso, però. Le corse sono pericolose, al di là di tutto. Non vorrei lei pensasse che io sono una persona che si dà troppe arie. Non credo di essere così, almeno non mi sembra. Perché per noi vincere è nella logica delle cose. Ecco perché accettavamo le vittorie con anche una certa calma. Perché per il nostro tragitto che ci eravamo immaginati, la vittoria ne faceva parte. Altrimenti i sacrifici che i meccanici facevano, che facevano i piloti e anche i tecnici, non sarebbe stato logico senza la vittoria. Poi si prendevano delle paghe orrende, ma questo purtroppo, dicevamo, ci è andata male. Cioè, ha capito, cioè, voglio dire, la vittoria fa parte del tuo modo di essere, se no non riesci ad affrontare quei sacrifici. Prendiamo un esempio di una corsa molto più semplice. L'europeo della montagna con le corse in salita. Noi andavamo a fare quelle corse perché allora c'era solo Ferrari, non certo con quello con cui ci andava la Porsche. Però noi andavamo con Lodovico, Scarfiotti, avevamo una macchina estremamente leggera e molto valida, era meno di 400 metri, non le dico cosa avevamo fatto per fare la macchina che era 3,98, poi dopo con la benzina e altre cose era una macchina di 410 kg, quando provava e faceva le strade. Poi c'era il peso del pilota, che però era anche per gli altri dopo. E noi andavamo su che avevamo un camioncino, perché andavamo a Schauinsland, in Svizzera, da un'altra parte. Arrivavamo, avevamo un camioncino con le pareti laterali e di dietro che si ribaltava. Tre meccanici, due andavano col camion e uno veniva con me e col pilota, che era Lodovico Scarfiotti. Avevamo due bidoni da 50 litri di benzina, quattro gomme di scorta. Se avessimo avuto bisogno di qualcosa di più di gomma, telefonavamo, arrivava una macchina. Non ci permetteva di più, era una cosa prevista. E poi con Lodovico Scarfiotti noi vincevamo tutte le corse. Lui ha vinto due campionati europei della montagna battendo un ottimo pilota con la Porsche. E allora c'era un direttore sportivo alla Porsche, molto famoso, che si chiamava Uschka von Einstein. Arrivava con, prima di tutto, non un camioncino, era un camion, come Dio comandava, che scaricava la macchina con i cavi, noi invece dovevamo mettere le asce, poi insomma, vabbè. Sembravamo dei campagnoli noi al riguardo, però, dice Mauro, perché parlava anche italiano, molto bene, probabilmente aveva avuto a che fare durante la guerra. Insomma, io vengo qui, dicevo lui, c'ho con me degli ingegneri, li distribuisco lungo la salita. Mi prendono i tempi. Insomma, mi dici tu cos'hai, un motore più grosso? Dico, ma Uschka, non scherzerai, mica mi puoi far controllare. Dico, non ci sono problemi. Dimmi che cos'è. E io gli dicevo, Lodovico, Lodovico. E lui dopo diceva, Lodovico, Dio ti stramaledica.